Raga, 1.000 iscritti! Woo! Cioè, io mi sono svegliata stamattina. Infatti, ho ancora il mal di gola che ho io tutte le mattine perché sono sfigata, anche il naso chiuso. E tipo, dopo un po' apro i Discrush e c'è qualcuno che mi dice: Ale, ma hai fatto i 1.000 su YouTube? Allora io vado a vedere su YouTube ed effettivamente ne ho 1.000, anche se, come al solito, gli iscritti caleranno perché gli iscritti del mio canale sono sempre. Quindi praticamente sto facendo lo speciale 1000, ma probabilmente arriveranno a 990 e a 1000 ci arriverò veramente tra 2 mesi, ma lasciamo perdere perché ci sono arrivata, cioè è la prima volta che vedo 3 cifre su quel numero lì, quindi io sono un sacco esaltata, ok? Grazie mille a tutti, ho questo canale dal dicembre 2015, quindi ci ho messo un po' di tempo, ma è stato un bel tempo che ho passato con delle persone belle qua su YouTube, perché ci siete voi che mi seguite, mi supportate, commentate i miei video anche se fanno schifo e robe del genere, quindi vi ringrazio tantissimo perché grazie a voi che ho visto quelle 3 cifre sul numero degli iscritti, che comunque potrebbe non sembrare un grande traguardo per qualcuno, ma per me comunque lo è. Cioè, non è che sono Greta Menchi, capito? Cioè, benissimo 1.000. Oggi che cosa faremo quindi? Come i bravi youtubers di successo andremo a reagire al mio primo video. E già qua ve fermo, non stiamo parlando del primo video che ho pubblicato sul canale, cioè in realtà sì, ma non il primo video del dicembre 2015. Io sto parlando del primo video che ho pubblicato su un canale che prima si chiamava tipo Alian, una roba oscena, che ha raggiunto tipo le 25 visualizzazioni, poi qualche mia amica mi ha detto guarda che fa cagare, allora io l'ho tolto. Quello è stato il mio primo approccio a YouTuber, tipo primavera 2015, quindi qualche mese prima, ed è la roba più cringe, cioè io non l'ho più riaperto, perché solo pensarci, perché io mi ricordo come l'ho fatto. Veramente mi viene male a pensare a quel video lì. Quindi adesso noi andremo a reagire a quello. Tra l'altro, mi sa che avrò dei problemi di copyright perché giustamente non sapevo un cazzo. Ci avevo messo canzoni vere di sottofondo, una cretina. Quindi io adesso mi metto in tenuta da Favij con 2G e andiamo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono. No, aspetta. Cioè, io ho invocato Favij ed è arrivato davvero. Cioè, questo è il nuovo Favij. Ma che cazzo di problemi? Tra l'altro io lo seguivo da matti Favij in quel periodo. Ok, no. Ciao Fabi. Ciao, quello stacco tra un coso e l'altro, perché io non sapevo come dividere le clip neanche con Movie Maker, quindi io dividevo direttamente col video, cioè io tenevo il telefono in mano, mettevo in pausa il video con lo stop per fare la pausa. Ma che cazzo, ma che cazzo! Ma tipo, ma guardate un tutorial di Movie Maker, non è che sia tutta questa roba complicatissima, cioè Movie Maker lo sapevo usare anche in seconda media, bastava che chiedevo a qualcuno e come si divide la clip? No, io dovevo fare la trashata, no? Ora immagino che vi stiate chiedendo chi sono. Sì, ma lavati i capelli. Sono Alice e. Ma perché non mi riprendevo la faccia? Ma perché arrivavo qua? Ma che cazzo? Ma guarda dove riprendi! Ma stai facendo un video! Ma riprenditi, donna, in tutti i sensi! Ok, in questo primo e forse spero di no, unico video. Poi avrei 3 anni di canale, ma questo non te lo dirò. Mi presenterò un po'. Lo so che non mi interessa, però capitemi, ho dei disagi, quindi. Madonna, tutta la gente che nel 2014-15 andava di moda a dire oddio sono pazzerella, oddio ho dei disagi, oddio come sono improbabilmente stupida e disagiosa. Oh mio Dio, che trash, che cringe. Io ho un po' di cose su di me. Non so parlare su di me. Asterisco. Ecco, il fatto che non dividevo le clip, che io non sapevo dividerle qui. Non è cambiato niente, visto? Non so parlare neanche adesso. Però adesso so come si dividono le clip. Io non lo sapevo, quindi dovevo tenermi tutti gli errori in mezzo, orribili. Ho 14 anni. Non lo so, sì, bisogna. Sono piccolina, bla bla bla, sì. Lo so. Però non me ne frega niente. Vediamo. Ma come vi ami che non sai neanche chi siamo? Ma come? Ma poi non se ne frega un cazzo a nessuno se hai 14 anni, cioè c'è Stevie Show che è diventata famosa a 13, che ne so io, ma secondo te, ma chi cazzo se ne frega? Vado a un liceo classico e voi direte come fai ad avere il tempo di fare video da mettere su YouTube, di registrare, se vai al liceo classico? E la risposta è semplice. Faccio schifo a scuola. Parlo dall'alto della quarta ginnasio in questo video, ragazzi. Sono una vissutona del liceo classico, in effetti. I veri problemi della vita arrivano in quarta ginnasio quando fai il liceo classico, ok? Poi sono una fangirl, infatti leggo tantissimo, aspettate un attimo. Questa è la mia
libreria. Ma non puoi dire leggo tantissimo, per questa è la mia libreria, ci sono 3 libri, ma come, ma c'è, ma dai, ma che figura di merda. Harry Potter, Hunger Games, Narnia, Divergent. Divergent, da Piacenza con fuori, ragazzi. Poi sono una directioner, lo... Non ditemi che si dice directioner così, che non sono una vera directioner, perché non so che si dice directioner, non so parlare oggi. Lo so, cioè, ma io non lo so, però non mi importa, io ho imparato directioner e dico directioner, va bene lo stesso. Questi sono deliri, ragazzi, questi sono deliri, ma che cazzo? Già che il cringe di Dio, io sono una directioner. Il mio preferito è Zayn, poi c'è Paino, poi c'è Tommo. Ma io ero così davvero, cioè io avevo la gigantografia di Harry Styles un tempo, quella che poi ho cambiato camera, però prima avevo la gigantografia di Harry Styles a dimensione naturale sul muro, che meno male che non è finita nel video, perché sarei morta probabilmente, vabbè. Ciao Zayn, ti amo. Ma perché, cioè, Zayn è il mio follower più famoso, cioè lui mi segue tutti i giorni, Zayn, un salutone a Zayn che sicuramente sta guardando anche questo video. Poi seguo qualche youtuber, come Favi J, ciao Favi. Che bello. Greta Menchi. Ovvio. Leonardo De Carli. Yotobi. Ci sta. E sto cominciando a seguire Alberico. No, non è vero, non è vero, non è vero, raga, smentisco, non è vero. E che cazzo ti scusi perché cambi pettinatura? Ok, raga, cioè io sono venuta in maglietta, sono senza reggiseno, ma mica mi scuso, ma chi se ne frega? Che cazzo se ne frega la gente? Faccio schifo a scuola, sì, cioè, ci provo ad andare bene, però non ci riesco, quindi, tanto non ci riesco. No, ho detto una cazzata, però, ok, scusate, cancellate. Il disagio di non poter togliere le clip. E oltre a One Direction ascolto anche Emischilla. Emischilla, che trash. E un po' tutto quello che gira su MTV Music, completamente a random. Capite, ho dei disagi. Ancora? Ma che disagi hai? Perché ascolti musica? Che disagio è ascoltare musica? Ma perché? Visto che, come avrete notato, io ho pochissimi iscritti, cioè, infatti io sono quasi a zero. Fatti una domanda, datti una risposta, caretta. Vabbè, raga, io vi saluto, il video è finito, vi ringrazio moltissimo ancora per i 1000 iscritti.